Ciao, eccoci, mi avete chiesto come dipingere dei fiori bianchi. Io ho cercato questo esempio, fiorellini bianchi con delle foglie. Dipingo su un retro, ovviamente, è una piccola prova, piccola dimostrazione, prendo il pennello grande. Disegno non ne ho fatto sotto, come vedi. Foglio piccolino, ma è proprio una mini dimostrazione per come puoi fare i fiori bianchi in generale. Io te ne faccio vedere uno, nel senso che dopo sono da mettere insieme tutti i tuoi vari fiori, però questa è una tecnica semplice che puoi adottare benissimo. Quindi ho scelto un colore bello scuro e sto iniziando a dipingere dall'esterno del fiore. Dall'esterno, perché praticamente il fiore rimane completamente bianco, il bianco della carta. All'esterno faccio le fusioni per le foglie, lasciando dei vuoti funzionali a forma di risma, quindi l'interno della foglia. Ho abbastanza acqua, come vedi, congiungo tutte le gocce e lascio questi vuoti funzionali. Posso fare questo movimento addirittura anche con il pennello grande. Cerco le fusioni. E come vedi mi sto concentrando all'esterno del fiore. Si sfuma con l'acqua. Fine percorso, dicono, quando hai finito il tuo soggetto, arrivi all'esterno del tuo soggetto, in questo caso la foglia, e si sfuma con l'acqua. Adesso sto andando avanti con il fiore. Porto il colore attraverso la goccia, sempre nella zona dove ci sono le foglie, e faccio le piccole fusioni, vuote funzionali per le foglie, bordino, no? Lì non mi piaceva come si stava per asciugare il rosso veneziano. Il rosso veneziano è un colore che normalmente non uso, però ho un tubetto intero e quando faccio queste piccole dimostrazioni uso i colori che di solito non uso, tanto per farli un po' fuori. Però ho scoperto che il rosso veneziano con il cobalto fa delle mescolanze bellissime, tipo queste che vedete qui adesso. Un po' spruzzato con l'acqua, vuoti funzionali, fogliforme all'esterno del fiore, siamo ancora e sempre all'esterno del fiore, sfumo. Poi mi porto avanti con la foglia, prossimi vuoti funzionali. Si sfuma, mi riavvicino al fiore, sono di nuovo nei petali. E faccio il contorno del fiore. Ripeto, io ne sto facendo uno per spiegarti come la tecnica. Il mio foglio è piccolino, poi quando fai l'acquarello vero e proprio, tipo la tua composizione, attacchi un fiore bianco al prossimo fiore bianco e in mezzo ai fiori bianchi ci sono le fusioni e le foglie e i rami e quello che c'è, tipo i tulipani che abbiamo visto ieri. Ecco, ho contornato il mio soggetto, quindi il fiore bianco.
Sono all'esterno di nuovo, lascio i vuoti funzionali fogliforme di nuovo, perché più scuro è all'esterno del fiore bianco, più ti esalta il bianco del fiore. No? Sciacquoso con sciacquoso non è niente, però il bianco con lo scuro si esaltano insieme. Più bianco apparirà il tuo fiore, ok? Sfumo e sfumo. Ecco il fiore bianco, praticamente è vuoto. Ok? Inizio a intensificare lo scuro all'esterno del fiore. Allora, io qui faccio il fiore bianco, no? Mi avete chiesto anche i fiori di pesco. Più o meno la tecnica è questa qua, è la stessa. Solo che cambia la forma. Poi se vuoi dare un colorino rosato al fiore, si può velare alla fine con il rosa. Adesso sto rinforzando gli scuri tra i petali per far apparire il fiore ancora più bianco. Pigmento bello denso. Appare come magia il nostro fiore, che prima non c'era. Ecco, ancora qualche tocco e poi va sul terrazzo ad asciugare perché oggi è una bella giornata e asciuga il sole. Una volta che è asciutto, 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 possiamo andare avanti con le finiture. Quindi ho preso delle stesse tonalità che ho già usato, quindi gli stessi colori ma molto molto diluiti. Praticamente è un grigio ma molto molto leggero. Entro nel fiore e vado a delineare i vari petali. Quindi modello il mio fiore con questi grigi molto soft che danno corpo al tuo fiore, però deve essere proprio bello diluito. Dopo, alla fine del video metto l'immagine finita, magari puoi fermarla un attimo e guardare bene il fiore come l'ho modellato. Io adesso mentre parlo lo vedo piccolino, eccolo lì, ho modellato anche il suo centro, poi finito questo andiamo avanti a rinforzare ancora ulteriormente gli esterni del fiore. Per esaltare ancora di più il bianco, quindi è una velatura all'esterno del bordino del fiore. Ok. E inizio con le foglie adesso. Abbiamo lasciato i vuoti funzionali, non sulle foglie, che adesso vado a definire meglio. Definisco, sfumo e così appaiono i negativi colorati. Il colore è denso e si sfuma subito con l'acqua pulita. Sfumo. Correggo anche questo pezzettino dove mi mancava il collegamento al fiore. Ok. La sfumatura, ve l'ho già detto, è molto importante, bisogna farla bene.
Lì c'è un'altra foglia che ho appena scoperto. La ricerca del tesoro nella macchia, vi ricordate, no? Quindi tiro fuori anche quella fogliolina lì. Metto anche un po' di volume dentro la foglia con le linee belle sottili. Lì ce n'è un'altra. E come vedi, giro sempre il foglio per sfumare all'esterno. E sfumo e integri il vuoto funzionale che ho lasciato prima. Nella fusione, no? Ecco il vuoto funzionale, tac, come si dice a Milano, tac, linea e tac, sfumi. Ecco, lì tra poco vedo un altro vuoto funzionale, lo vedi anche tu che è il bianco, quello sopra il fiore, quello lì, esatto. Linee, fogliforme e sfumi. Sfumato bene e inizia a vedere come il fiore esalta tantissimo dallo scuro intorno. Si vede, no? Perfetto. Poi immagina, io ne ho fatti uno, immagina se ne fai, che ne so, una ventina, tutti insieme, danno quella bella idea del bianco. Questo è il bianco della carta, che è molto luminoso, anche se è un retro un po' sporco, ma fa niente. Adesso ho preso un po' di bianco di titanio. E faccio il fiore proprio bianco con il colore bianco, quindi hai anche questo metodo. Hai sia il bianco della carta, sia se lo vuoi usare il bianco di titanio che è colore ad acquarello. Se invece riesci e lasci anche per quei fiori che adesso sto facendo in bianco di titanio, se lasci il vuoto funzionale dall'inizio è meglio. Però anche così non è niente male. Ecco, spero di esservi stati di aiuto, buon allenamento e buon divertimento. Ciao!